Buonasera e bentornati a Quattro Soldi, il bar dell'economia. Noi questa sera ci siamo versati un aperitivo per capirne di più di che cosa sta succedendo intorno ai cosiddetti crediti marci, crediti deteriorati, in gergo si chiamano NPL, i non performing loans. E uno può dire che cosa può... Che cacchio me ne frega, uno dice. No. Che cosa può interessare? E no, perché quello che sta accadendo ai piani alti della Banca Centrale Europea e dell'Unione Europea potrebbe in qualche modo riguardare anche noi piccoli risparmiatori. Ahimè. Allora, innanzitutto Mario Draghi, che sì, cosa è successo? No, in realtà più che Mario Draghi, sì, c'è Mario Draghi ovviamente che è il capo della BCE, presidente di tutto, certo. Però c'è una signora che si chiama Danielle Nui, che è praticamente quella che si occupa della vigilanza, esattamente, che determina delle regole sulle banche. Allora, la sostanza banale è questa qua. La signora Nui ha detto, siccome abbiamo visto troppe sofferenze nelle banche che appesantiscono il funzionamento corretto proprio del sistema bancario, dobbiamo mettere fine a questo sistema e mettere, appunto, fissare dei paletti affinché le sofferenze non rimangano più nella pancia delle banche per secoli. Ok, quindi allora, smaltite. Allora, cosa succede? La regola, che poi è stata anche fatta propria dalla Unione Europea, è questa, che da aprile, insomma dai prossimi mesi, i crediti considerati proprio sofferenze, cioè ovvero irrecuperabili, sì, di fatto dovranno essere smaltiti dalle banche entro 2-3 anni, mentre per quelli che potenzialmente possono diventare un credito marcio, perché insomma, cioè pericolosi, insomma, traballanti, ci sono 8 anni. Uno dice, beh, vabbè, chi se ne frega, no? Tra l'altro, invece... No, invece qual è il problema? Che, allora, se la banca, le banche, soprattutto quelle italiane, che abbiamo detto, sappiamo ormai a memoria, hanno avuto la crisi più lunga dal dopoguerra, per cui tante aziende sono saltate per aria, avevano prestato soldi a chi poi non ha restituito, tutte queste cose qua, tante sono fallite proprio per questi motivi. Di fatto le banche ci hanno messo un bel po' per smaltirli, sì, ma anche per un motivo che è fondamentale, che in Europa, per un problema fondamentale che in Europa non c'è: la lentezza della giustizia civile. In Italia, di fatto, per arrivare a una sentenza di Cassazione, per dire, per fissare per esempio un'inadempienza proprio ufficiale, quindi la banca a sua volta ufficialmente può mettere a bilancio un minus, servono 6-7 anni. Quindi da una parte per le nostre banche italiane è difficile capire che cosa sia veramente marcio. Cioè, no, nel senso loro lo sanno già. No, lo sanno, solo ma che non hanno, tu devi avere la carta in mano per dire, ma anche perché la banca a volte non è che è proprio contenta di mettere a bilancio una sofferenza, perché quando tu metti un meno devi trovare qualcosa dall'altra parte per avere un più, per controbilanciare, avere un equilibrio, ecco, perché il problema sennò salti quindi per aria. È trovare questi soldi per ripianare le perdite. Ecco, e allora dove trovi questi soldi? Allora, la questione è questa, che da una parte alcune banche italiane potrebbero avere bisogno di ulteriori aumenti di capitali, quindi cercare nuovi soldi sul mercato, e quindi per tappare i cosiddetti buchi che si verranno a creare, certo, visto che tu in poco tempo devi mettere a bilancio le sofferenze. Sì. Quindi devi trovare nuovi soldi sul mercato. Trovare nuovi soldi vuol dire che i titoli delle banche in borsa andranno giù, perché chiaramente se tu devi trovare nuovi soldi vuol dire che il valore attuale dovrà necessariamente scendere, perché servono nuovi capitali. Ok, questo lo dici in un orizzonte temporale? Sì, di medio periodo. Ok. L'altra cosa però qual è, che è ben più, e uno dire anche lì chi se ne frega, e va bene, non c'ho ma... il titolo in borsa, però il tema qual è, che l'altro sistema per recuperare denaro è non prestare soldi. Esattamente. Allora, già nell'ultimo anno 2017 abbiamo assistito a un calo abbastanza drastico dei prestiti al sistema economico italiano. Un'impresa ha fatto dei calcoli, sono tipo 3 miliardi in meno al mese, 37 miliardi. Principalmente ci riferiamo ai prestiti
a un anno o quelli fino a 5 anni, mentre superiori diciamo c'è stata una certa stabilità. Quindi le aziende fanno fatica a trovare, cioè non trovi, trovi sempre meno credito da parte delle banche, che è un po' un casino per un sistema economico italiano che, lo sappiamo, l'abbiamo detto anche tante volte qua, è bancocentrico, cioè la gente, cioè l'imprenditore dice mi servono 200 milioni per aprire X. Già, perché in Italia ancora il fintech, il trovare i soldi online, ne abbiamo parlato eccetera, ancora ad siamo ancora il caro amico praticamente. Ci vuole ancora del tempo, quindi il rischio credit crunch, come si dice? Il rischio è che appunto, come è successo il famoso credit crunch dopo, si possa ripetere, perché adesso tutti quanti hanno a livello, come dire, mediatico, questa discussione è passata molto in secondo piano, perché c'è da fare il governo, c'è da fare ste robe, quindi chi se ne frega dei problemi della gente, no? È importante dire chi va a fare il presidente di cosa, chi potrà fare il governo, queste cose qua. Quando in realtà in Europa si sta decidendo una cosa fondamentale, importante, cioè il mondo del credito. E siccome noi siamo una società iperfinanziarizzata, che da una parte è una comodità, perché tu giustamente dici cacchio che bella casa, dammi un mutuo, sì. Oppure domani apro una pizzeria, mi servono 50.000 euro pronti subito, via, e se la banca non te li dà, cioè poi considera che poi ci sono le famose regole Basilea 2, 3, 4, 5, 6, che cacchio ne so. Allora la domanda che è questa, dicono, caro Giuliano, cioè il problema è che le regole europee, siamo sempre noi quelli che sono messi male o che ci stanno in noi siamo un po' messi male, per carità, ci stanno in qualche modo mettendo ulteriormente in difficoltà. Il problema ma non è tanto che sia secondo me un disegno per far fuori l'Italia, per carità, non è un disegno criminoso, cioè il problema è che il sistema europeo di regole, ma che vale per le banche, ma vale anche per altri settori. Certo. Non dico incompatibile, ma quasi con il sistema italiano. Cioè il sistema italiano è un sistema molto, liberal, nel senso che uno qua il prestito si fa, per esempio, che il direttore di fila ti conosce, c'è la garanzia, o meno questo succedeva quando l'Italia viaggiava, no? Poi con tutto questo inasprimento di regolamenti e con le banche che legittimamente dal loro punto di vista, perché è un'azienda, una banca, non è che fa beneficenza, e praticamente non riesci più a incontrare bene la domanda e l'offerta, no, del credito, che è il credito è quello che muove l'economia. Cioè è inutile che stiamo qua a fare tanti discorsi, se non c'è credito non c'è economia. Facciamo una sintesi di quello che abbiamo detto fino adesso. Allora, cambiano le regole per i crediti marci, la BCE e l'Unione Europea chiedono alle banche di smaltire questi crediti pericolosi, pericolanti o marci. Se tu smaltisci, cioè se a casa mia io dico cacchio avevo prestato 10 euro a Giulia, sì, e Giulia non me li restituisce più, io finché Giulia penso me li possa dare quei 10 euro, faccio conto su quei 10 euro. Nel momento in cui Giulia certificherò che non mi ridarà mai più quei 10 euro, io nel mio bilancio familiare devo trovare un'altra voce per recuperare quei 10 euro persi. Quindi chi allora ci va cosa di faccio? Andare in posso, può essere che io non spenda 10 euro per comprarmi una pizza, non dia 10 euro di mancia a mio figlio, devo tagliare da qualche altra parte il mio bilancio familiare. E quindi per le banche taglieranno inevitabilmente i prestiti all'economia reale. E questo è il grosso dramma di regole che si stanno discutendo a livello BCE, ma anche a livello di Unione Europea, che probabilmente in breve tempo formerà una direttiva, quale direttiva poi dovrà essere recepita dal Parlamento italiano. Ora, visto che non si capisce bene il governo, non governo, cioè sarà un grande banco di prova per la legislatura nuova, ma soprattutto nel caso in cui si dovesse tornare a votare, chi lo sa, cioè vuol dire che in Europa stanno facendo delle regole che non dico a nostra insaputa, ma mentre noi stiamo facendo, noi stiamo giocando a fare i castelli di sabbia e là stanno costruendo una nuova città. Quindi chiaramente non è che proprio andiamo all'unisono. Poi uno dice vabbè, usciamo dall'euro, usciamo dall'Europa, sì, a parole è facile tutto, però nella realtà poi
come dire, è un leggermente complicato. Viene un po' difficile. Teniamo gli occhi aperti allora, caro Giuliano, e adesso voltiamo pagina perché torna a trovarci Attilio Barbieri, blogger, esperto di alimentare, di etichette, ormai avete imparato anche voi a conoscerlo. Buonasera Attilio. Buonasera, ciao. Allora Attilio, questa sera ci parla di come la blockchain, ne abbiamo parlato tante volte, di qualcosa che resta per molti ancora un po' un mistero, io alzo la mano, potrebbe essere molto utile per certificare l'alimentare. Sì. Allora, di che cosa si tratta? Allora, è un sistema che sta pensando di adottare niente meno che Carrefour. Sì. Mi risulta che ci siano altri tentativi in giro per l'Europa. Ok. Il meccanismo dovrebbe funzionare più o meno quello utilizzato per il Bitcoin. Sì. Cioè ci sono delle catene di soggetti, sì, che per semplificare in maniera certificano non le transazioni né il valore, ma in questo caso la qualità e prodotto, la quantità di un prodotto. Sì. Però abbiamo avuto una trasmissione di Alfio Bardolla, sì, che appunto ci aveva ricordato che utilizzando proprio la blockchain lui certificava attraverso la blockchain un titolo di studio, esatto, e la competenza, certo, di una persona. Formazione, in questo caso eccetera. Qua invece qui siamo si certifica su la qualità e la quantità dei prodotti. Esatto, no? Pensiamo alle, esatto, uova, pensiamo ai polli, in teoria su tutti gli alimenti. Allora, in teoria è il sistema stesso a garantire l'efficacia del controllo, certo, giusto? Certo. Sì. Dipende però secondo me poi da blockchain che vai, e ti no, dirò, certo, chi sei. Perché il campo, certo, dell'alimentare Attilio ci ha ormai fatto capire che dipende da chi sono i controllori, i controllanti, esatto, eccetera, perché si fa in modo che chi ci deve guadagnare ci guadagni, il consumatore chi se no, ne anche frega. Perché c'è per esempio anche una blockchain per dire su quasi tipo a livello di atto notarile, no? Sì. Cioè, allora, quella funziona, c'è un esempio che funziona sulla rete del Bitcoin, che è quella più sicura, più usata. Sì. Ma se io o Attilio ci facciamo la blockchain per cavoli nostri e certifichiamo, certo, che quel questo prodotto è di qualità, chi mi garantisce questo? Che, perché è facile di blockchain, non è che ce ne sia uno di blockchain. Giusto. Certo, loro dicono, allora, Carrefour dice, e in parte ha anche ragione, che i diversi componenti di questa catena, che poi è una filiera, si controllano a vicenda. Io onestamente su questo non è che sia proprio... Cioè, o meglio, dipende... Sicurissimo. Dipende da quali, nel senso, sono questi soggetti. Sì. Perché sì, sai, la blockchain la puoi fare, puoi farne un miliardo, certo, di crearne di nuove. Certo. Cioè appunto, come giustamente diceva Tino, una filiera. Cioè, o c'è una filiera che tutto il mondo riconosce essere ufficiale, certo, buona, sicura, ma se io faccio la mia filiera come dire, di farlocchi, perché poi sai non è che io garantisco, sì, no? Sì, che io garantisco però, come autentici, questo no, non per dire che Carrefour ci no ci mancherebbe, loro in intanto è un tentativo lì, guardate, succede più o meno, potrebbe capitare quello che è accaduto con quello che si chiama QR code, sì, sì, sì. Che è quegli strani simbolini bianco fatti e nero di punti, che troviamo fatti con di i punti. Punti, l'ex codice a barre. No, in realtà il codice a barre prosegue, permane. E l'associazione, io fra l'altro avevo una curiosità, volevo capire quale fosse la differenza, al di là della differenza, certo, estetica, fra i due codici. E la differenza è sostanziale, il codice a barre è riconosciuto e viene assegnato da un'associazione ufficiale che si chiama GS1. Ci avevamo fatto anche una puntata. Esatto. Mentre il codice QR tu te lo crei, ci sono degli applicativi anche sullo smartphone, te lo crei tu in casa. Sì. E soprattutto non c'è nessuno che certifichi cosa ti trasmette. Sì. Sì, il sito a cui arrivo, le informazioni, esatto, a cui arrivo rispetto a quella fettina di carne, per esempio. Assolutamente. GS1 mi ha detto no, noi non lo certifichiamo, non abbiamo nemmeno intenzione di farlo perché non abbiamo i mezzi, perché sono milioni oramai, esatto, i QR code. Quindi tu dici il blockchain potrebbe assomigliare quindi a questi QR code, sì, cioè crea un sistema di certificazioni autoprodotto in cui ci sono quelli onesti e quelli meno. E anche meno.
non solo, ma visto che pensano di farlo funzionare con un'app, sì, proprio per renderlo accessibile ai, sì, consumatori, chi controlla i contenuti di questa app? Questa è la vera domanda, è quella. Sì, sì, perché infatti appunto, dicevamo prima, la blockchain è una cosa, cioè infatti quella su cui viaggia il Bitcoin, che ricordiamo è una catena di blocchi appunto. Certo. Su cui viaggia il Bitcoin è sicura per adesso. Altro è...